La questione capitale è lavoro. Non vuol dire che esperienze di discriminazione o sottomissione non insegnino qualcosa ai subordinati, nel senso che anzi, la posizione del subordinato è quella che ti permette di vedere tutto, ma il subordinato però in quanto cosa? In quanto donna, in quanto omosessuale, in quanto transessuale, transgender, o in quanto lavoratore, forse conoscerete la critica di Marx a Bruno Bauer che sosteneva che gli ebrei non dovevano emanciparsi in quanto ebrei, ma in quanto esseri umani, e questo è così un umanismo ingenuo, dice Marx. E io molto spesso mi sono chiesta se non ho avuto questa posizione rispetto a cosa emanciperà le donne, il fatto di essere donne, il fatto di uscire da un'idea del femminile come comunque costruito su un modello binario basato sulla divisione del lavoro. Secondo me non è in quanto donne che dovremmo emanciparci, non è in quanto esseri umani, ma in quanto lavoratori. E non lavoratori nel senso che siamo utili a un sistema, ma in quanto persone che vorrebbero lavorare il meno possibile. Cioè, l'obiettivo della classe lavoratrice qual è? Il non lavorare, cioè avere più tempo libero e potere. Mentre tantissima sinistra, tantissimo discorso di sinistra si è basato invece su un orgoglio di essere la classe lavoratrice che porta avanti invece il mondo, mentre il capitalista vive alle sue spalle. Questo tipo di orgoglio, che è un orgoglio identitario, cioè che funziona esattamente come si creano appunto le dinamiche delle identity politics. No, secondo me non è autenticamente emancipatore. Più che partire da un concetto, cioè forse invece è un concetto negativo, il non lavorare, però l'idea è quella di ambire a qualcosa di meglio, cioè desiderare qualcosa di meglio, piuttosto che inorgoglirsi di un grande sacrificio che noi facciamo per il bene della collettività e quindi ci meritiamo qualcosa. E questa cosa qua, la critica al merito. Secondo me potrebbe essere una chiave, cioè lo smettere di pensare che bisogna meritarsi le cose per avere dei diritti, per avere delle possibilità. Come risuoni questo, io ripartirei da lì, cioè sto al mondo, il mondo è, grazie a Dio, nelle condizioni di poter garantire perlomeno sussistenza, ma anche addirittura il lusso, cioè anche poi definiamo lusso, trovarci a cena qui è un lusso, riscaldare casa mia è un lusso nel momento in cui c'è una guerra. Perché c'è questa idea di una torta che viene spartita ed è sempre non basta a nessuno. Non è vero, cioè in realtà ce n'è più che sufficienza. Lì forse sta per me la differenza tra una contraddizione, una dialettica primaria fra capitale e lavoro e una dialettica solo a livello logico, quindi penso che sia una questione strategica, anzi strategicamente è molto utile che tutti i subordinati, tutti gli oppressi si uniscano. Però la possono fare se si rendono conto che appunto è la questione del lavoro del capitale. Ma questi sono le mie idiosincrasie, le mie cose su cui voglio fare polemica. Noi possiamo permetterci questo perché il sistema funziona così. E quindi ci sono i migranti che muoiono e quindi ci sono le persone che chiedono l'elemosina ai semafori e ci sono le persone senza fissa dimora che vivono a Torino. Secondo me, se il sistema non fosse così, noi, non lo so, poi forse noi saremmo comunque dei privilegiati, io mi sento un privilegiato, Ma questo, però cioè, forse noi non potremmo. non potremmo permetterci cosa però? Questo cosa? Cioè io. Non potremmo permetterci questo surplus che abbiamo, cioè se vogliamo cambiare il mondo, se vogliamo modificare il sistema, non possiamo pensare che un sistema anticapitalista possa continuare a permettere alle persone, noi, di vivere come viviamo. Però scusami, il fatto che noi non potremmo, cioè noi definiamo cosa? Una redistribuzione equa della ricchezza anche soltanto in Italia, poi dovremmo fare, ovviamente il problema è sempre il confronto con altri paesi e lì servirebbe ovviamente un'organizzazione, cioè non si può immaginare il comunismo di lusso in un solo paese, lì devi essere radicalmente internazionalista, rimane un livello utopico. Cioè è difficile immaginarlo, però la prima,
Hai toccato proprio quello che secondo me è il primo scoglio da erodere per sperare di poterci pensare davvero cosa vorremmo fare. Uscire un po' dal senso di colpa, dal fatto di pensare che siamo super privilegiati. Cioè, la proposta veramente politica in cui io credo fermamente in questo momento è quella del reddito universale incondizionato. Certo. Questa è una cosa che è stata dimostrata anche con fatti e logica, presupponendo qui che l'economia sia una scienza dura, cosa che in realtà sappiamo non essere. Però anche con degli strumenti proprio prettamente economici, da economisti, è stato dimostrato che questa cosa è sostenibile a livello almeno occidentale. Proprio per questo forse non è una proposta poi così radicale, nel senso che sappiamo anche che ci sono, stesso Elon Musk è un grande sostenitore perché abbiamo bisogno di sostenere la domanda e abbiamo bisogno di dare il tempo alle persone di guardare Netflix perché sono questo genere di cose sappiamo che potrebbe essere una misura alla meglio keynesiana e quindi non è quello, cioè, non è quello in cui mi riconosco io. Però quello che rivoluziona totalmente è lo slegare la sussistenza dal lavoro e liberare il tempo alle persone. Liberando il tempo alle persone, cioè, non sappiamo cosa può succedere, poi veramente liberare la possibilità per le persone di organizzarsi, per risindacalizzarsi, creare appunto dei soviet che ragionino sulla produzione, o anche consumare più eticamente, ad esempio, cioè, o anche scegliere una vita più frugale, immaginare proprio scenari che solo devi avere il tempo di permetterti. Ce le meritiamo, non le stiamo togliendo a nessun altro se ce le permettiamo. Se non usciamo da quel senso di colpa lì, secondo me non ne veniamo fuori. Allora, io sono molto d'accordo sulla prospettiva, però ritengo ingenuo pensare che questa prospettiva si apra così spontaneamente. Io credo che i cambiamenti avvengano con una lotta di classe, perché analizziamo cosa succede adesso, cioè adesso ci sono i 2/3 della popolazione che bene o male ce la fa e poi c'è un terzo che è escluso da tutto e quindi questa situazione è assolutamente radicata nel sistema. Mi sembra che tutto questo richieda una forte mobilitazione e qui c'entra il desiderio. Perché, come tu hai benissimo detto, c'è uno slittamento del desiderio, cioè il desiderio della gente comune, di quelli che dovrebbero mobilitarsi, è indirizzato verso i beni da possedere, le cose simbolo, tutta questa massa di gente, me compreso, attenzione, cioè non mi escludo, no? È totalmente sedotta da questo desiderio, anziché un desiderio molto più autentico che il desiderio dell'altro ed è qualcosa di molto più profondo che farebbe comunità, che farebbe autenticità e che farebbe sì quello spontaneamente effettuare una transizione verso una società di comunismo di lusso come io auspico. E quindi la vedo dura. La vedo durissima perché i rapporti di forza sono assolutamente a nostro sfavore. Noi siamo assolutamente destrutturati, cioè non abbiamo nessuna capacità di mobilitazione, perché siamo degli atomi in questa società. E questa operazione di atomizzazione e di liquefazione di tutto va avanti da decenni, tanto che ormai si è fatta proprio una cultura di questo tipo. È difficilissimo intaccare questa cultura del superfluo, dell'irrilevante, questa confusione totale su che cosa è necessario e su cosa è autentico e su che cosa è invece inutile. Ho fatto un po' questo discorso con Viola Carofalo, l'ex portavoce di Potere al Popolo, che mi diceva sì, però per ripartire dal desiderio, perché non ripartire dal bisogno? E io non sono sicura, cioè, che sia la chiave, perché nel momento in cui iniziamo a pensare però che il problema è che le persone sono state sedotte dai beni materiali, cioè chi lo decide qual è il desiderio legittimo oppure invece no, quello è solo status symbol, nel senso anche noi che in teoria siamo convinti della necessità di una redistribuzione, dell'uguaglianza, eccetera, comunque siamo sicuramente sedotti da una serie di oggetti, eccetera, lì.
proprio il punto è che invece di moralizzare e convincerci che no, ormai le persone è anche noi se vogliamo, ma invece di sentirci in colpa per questa cosa, stabilire anche che non si può fondare una base per una rivoluzione, almeno per una lotta di classe, perché forse non abbiamo gli stessi obiettivi, perché. Però questo nasce da una sfiducia, secondo me, nei confronti della gente. Cioè, sì, è un po' populista un discorso, detto così, pensare che tutti sono stati seduti da queste cose e anzi non sono in grado di capire qual è l'autentico. Cioè, l'autentico al massimo lo scopriremo ex post, cioè facendo una serie di proposte diverse, vedremo se è meglio vivere insieme, cioè se non è più allettante vivere insieme anche in una dimensione magari più frugale, o se invece c'è ancora bisogno di status symbol. Io forse un po' in modo ottimista, un po' ingenuo, come dicevi tu all'inizio, non posso darti torto perché anche per me nasce da una fede, cioè una speranza irrazionale, se vuoi, sul fatto che le persone quando hanno la possibilità di stare veramente meglio hanno meno bisogno di merci e di surrogati e di cose che sanciscono il loro potere di fatto. Però la mia è una posizione così molto utopica, cioè che penso che il desiderio sostanzialmente non sia in modo innato un desiderio sadico di sottomettere il prossimo, ma che nasca da un bisogno di riconoscimento. Quindi nel momento in cui quel bisogno di riconoscimento è soddisfatto, tu non hai bisogno di imporre una tua percezione agli altri. Però questo lo spero io. E in questo mi rendo conto che non sono neanche molto coerente con i miei nomi tutelari, cioè con filosofi del conflitto come Freud, come Marx, lì sono più irenica. Però invece vorrei tornare a una cosa che dicevi quando dicevi che è impossibile fare una lotta di classe. Ed è impossibile, dicevi un po', anche perché comunque siamo stati quasi sedotti, retriti da questa cosa. E storicamente c'è l'unica cosa a cui possiamo appellarci per cercare di fare una previsione su come le società si mobilitano. E io quando parlo di lotta di classe non riesco a pensare solo al biennio rosso, mi vado a pensare comunque 68, 77, eccetera. E penso cosa è successo in quegli anni. C'era una lotta di classe che osservava Marx e che ha teorizzato Marx, era chiaramente una lotta di classe che nasceva da una condizione di oppressione grave, da una mancanza, mentre invece quello che è successo nel 68 e nel 77 sono stati dei movimenti che nascevano proprio dalle possibilità che erano state aperte dal fatto che persone che prima non avevano mai avuto accesso all'università, per la prima volta ci andavano, nonostante la possibilità di avere tempo e disponibilità economiche date anche dal piano Marshall. Però penso che, ad esempio, le resistenze che vediamo adesso politicamente per garantire un reddito universale, che invece sarebbe effettivamente un modo razionale di gestire la situazione attuale, dipendano anche da una paura proprio del fatto che le persone, una volta lasciate più libere dal giogo del lavoro, potrebbero riorganizzarsi, cosa che non sono più state in grado di fare perché il progetto neoliberale è stato appunto un'atomizzazione del singolo lavoratore che è solo contro tutti, mentre avendo il tempo a disposizione potrebbe succedere di tutto. Penso che questa sia una decisione politica più che una decisione economica.